Benvenuti amici sportivi del grande wrestling a questa nuova puntata del talk show Ludocia a cena da Manuele Filoni. Davide Montebello. Matteo Valentini. Siamo qui pronti per discutere di quanto andrà in onda, in scena, in quel di Bash at the Beach, ragazzi, da Orlando in Florida. In Yeah, Florida, no, in Florida. Florida, giusto, giustamente, Giustamente. giustamente. E Vedremo se ci allora. omaggerà della sua presenza. Sì. Florida, ovviamente. Ragazzi, innanzitutto vi aspettate una bel pay-per-view? Abbastanza. Abbastanza, Bello, lo abbastanza. vogliamo bello, un pay per view bello più bello. Ok, perfetto Beh, allora. i bei più belli. Un Subito belly to bassi. successivo. Back to back. Addirittura. Vabbè. Ragazzi, passiamo al primo match, dai. Titolo internazionale in palio, Michael Thompson, il campione internazionale per eccellenza, contro il superhero Steven. Super Steven. Super Steven. Allora, vado io con il pronostico. E come non andare con Super Steven, dai. Eh beh, dai, sì, in effetti, dai, anch'io vado con Super Steven, dai. Dio Shan, ultimo. Matteo? Anch'io con il supereroe trovato a caso sull'ovetto di Pasqua. Addirittura. Mamma mia, ragazzi, Dentro come stiamo messi male, eh? Però l'ovetto. vabbè, dai. C'è crisi. Appunto. Ma tanta. Vabbè, E vabbè, ragazzi, dai. dai. Proseguiamo con la card, tanto abbiamo capito che siamo tre malati. Poi, titolo Grazie. Divas in palio. Ace Yamashita contro Paige Johnson. Qua io andrei con Ace. Voi? Credo anche io, abbastanza. Non la vedo pronta Paige, però Anche io magari fa il concordo mezz'ora. con voi. Perché, ragazzi? Proprio Ace è troppo forte, almeno per il mio punto di vista. Sì. Il punto di vista è unanime secondo me qua perché è davvero forte. Eh sì, è vero, Cioè, mi non do ci ragione, sono. Non ci sono molte sfidanti che la possono battere ora come ora, cioè. sì. Sono d'accordo, sono d'accordo. Terzo match invece che vedrà il 2 contro 1 Handicap Contest a David Johnson, poverino tutto solo, contro il duo formato da Franco Palmieri e da Sixa. Una faida che si è evoluta nel tempo, no? Piano piano con. Prima Franco e Quattro Six, sì, Franco e Six, vi ricordate, no? Che volevano fare squadra con David Johnson. David Johnson ha detto: oh, sì. regà, non mi rompete perché io non voglio fare coppia con nessuno. In poche parole, li ha presi Bravo, anche un po' in giro, però, non. c'ha ragione. Bravo David, così si fa. Secondo Brutale voi, cattivo. oltre a fare i pronostici, in questo match voglio capire se ha fatto bene David Johnson poi a indire questo match o no, Matteo. Beh, forse non è stata una mossa molto a livello umanistico, non è stata una scelta molto giusta, però bisognava farlo perché bisogna mettere quei due proprio al loro posto, diciamo tra virgolette, dai. E quindi vai col pronostico su. Ah, io vado su David, anche se fosse un vero amico si lascerebbe schienare, però va bene, questo è il mio Vabbè, modesto parere. Eh sì, dai, è un po' troppo, dai. è un po' troppo. Il match Ma tanto barattolata del pay-per-view. scusate, lui ha la valigetta, cazzo gliene frega, scusate il termine, però. Sì, no, su quello sì, però c'è anche l'orgoglio, Quello è vero. insomma. Vabbè. Io invece vado con Six e Franco perché a andare mi sa che David ci fa ciao ciao con la manina. Anche Ciao se ciao. Six e Franco non sono sta grande Madonna di lottatori, però magari ci sorprendono. Sì, sono Che ne sappiamo? d'accordo, perché comunque è sempre uno contro uno, non Sì. dimentichiamoci. Sì. E Però con David Johnson mai dire mai. Poi beh, quello sì, è vero. titolo pesi leggeri, Brian Radley contro Ken Fiulo, accompagnato da Isma Nasa, il suo grande amico. Ragazzi, pronostico. E che ne pensate in generale del match? Davide, ora vai te. Allora, pronostico. Io andrei con Ken Fiulo perché lo vedo bello carico per il match, anche se, oddio, ha battuto un avversario prima di diventare contendente numero uno. Che vabbè,
non era al massimo. Impressione sul match, bello, si può dire, Sì, beh, o mi certo. linciano, No, o no. mi linciano, Lo puoi no. dire, lo puoi Direi dire. che secondo me sarà un gran buon match. Un gran Poi, buon boh. match. Questo, non un gran bel Beh, match. no, Hanno un idee gran buon chiare? match, va bene? Ok. No, sono abbastanza indeciso su sto match, Non dire è la una verità, cosa da però va mangiare, bene. comunque, eh? Davide. Dio santo, ha rotto le balle lei, basta. Un buono Lore, match. Parola a Matteo. Eccolo, allora io vado anch'io con Canfiulo perché è bello, bello carino e fa anche male quando si arrabbia. Ammazza. Però sì, ammazza, sì, occhio. Però il match ha buone potenzialità, potrebbe anche essere forse il match della serata che nessuno si aspetta. Però non so l'acquisto che ha lì nell'angolo, quella persona improvvisata lì vicino all'angolo, non so, può anche fare lo scherzetto, non si può mai sapere. Mai Bravo, fidarsi. c'hai ragione, ma io non mi fiderei se fosse in Kenfiulo, Beh, però Ismanata ha perché dimostrato, dai, di essere amico, dai, in sì, c'è queste ultime certo, settimane. come un'alleanza di qualche settimana fa, adesso non mi ricordo, aspetta chi era, vabbè, che poi l'ha pugnalato alle spalle. E vabbè ragazzi, oh, staremo a vedere. Io vado con. Vergogna, Anche io vado io con non mi Kenfiulo, eh. fido. Bravo, tutti con Kenny Sì, tutti Guerriero. con Ken. Però Brian Riley è furbo, quindi Sì. vado con Ken per il valore, per quello che ci ha dimostrato in questi anni. Però Brian Riley è sempre Riley, senza nulla a togliere a lui, insomma. Poi Dan Valentine contro Dodger. Qua purtroppo i pronostici penso da tutte e tre le parti vanno con The Valentine. Non so se anche voi, ma penso alla fine. Eric Dodger, è stato bello. Purtroppo. E poi nell'ultima puntata, ragazzi, di Genesis, Ryan Bacon si è un po' lamentato con Dodger. Io questa cosa non l'ho capita. Sinceramente, Dodger che ti viene pure a salvare, no? E tu poi Ryan gli dice: è colpa tua, cioè, se ora ha preso Trevor Morgan, no? Vi ricordate che ha preso Trevor, no? Sì. L'ha rapito. E cioè, io poi non l'ho capita sta arrabbiatura di Ryan Bacon, sinceramente. Si è un po' arrabbiato, dai, è normale, cioè, ti rapiscono una persona vicino, mi sembra abbastanza normale che ti arrabbi con Sì, ma qualcuno. perché? Però, e che ne so io perché, se c'è dei problemi, becco, non è colpa mia. Scusi, no, Vabbè. non che Dan Valentine non ne abbia, perché per carità di Dio. Vabbè, Vabbè. però che Vabbè. impressione ti ha fatto Dan Valentine, Matt? È un uomo alto, grosso, nero, molto inquietante che a Money in the Bank ha dimostrato quanto può essere simpatico, proprio di una simpatia incredibile. Cioè, ha preso il campione, ci ha fatto una palletta e ci ha giocato a basket, tipo così, dai. È una persona squisita. Molto. Sì, vabbè, dai. Insomma, lo apprezzate. Vedo che lo apprezzate. Lo vedreste Ci bene stiamo lontano. come mostro da giardino. Invece, no, andiamo da giardino, mostro da giardino. Vabbè. Minchia. Titoli di Che coppia e palio, bello. dai. Poison Clan contro The System. Qua è difficile il pronostico, perché molti andrebbero con il sistema, no? 2 mesi e mezzo campioni. Però vi ricordo che gli Asgard Disaster sono stati campioni che 8 mesi. Il che vuol dire che sappiamo molte volte succede che dopo un regno lunghissimo, il regno dopo non è necessariamente altrettanto lungo. Il che vuol dire che il Poison Clan ha qualche chance. Vado col Diciamo di sì. Poison Clan. Io vado col Poison Clan perché è la loro grande chance. Giocano in casa. Matt, tu? Oh, beh, hai fatto un buon punto qua, perché giocano in casa, in trasferta è dura. Però Addirittura. no, io vado con i campioni, il sistema, perché secondo me
c'hanno un piano sotto, ma sicuramente non vanno lì sprovveduti, ecco. Bravo, bravo. Anche questo è vero. Anch'io vado con il The System, perché sono brutti sporchi, beh, non che il Poison Clan sia tanto migliore, però mi sa che il sistema la vedo dura che perde titoli così facilmente. E vabbè ragazzi, passiamo all'altro match, dai. Drew Storm contro Soldier. Qua io, insomma, Soldier ha detto che questa, che Genesis è la terra degli Originals, mi sembra abbastanza esagerato, perché insomma, a parte Rod, Soldier e Axel non hanno ancora vinto nulla, quindi insomma, dire che è la terra degli Originals, ragazzi, a me sembra un po' esagerato. Io vado con Drew Storm, appunto per questo motivo, perché Soldier sta facendo un po' la voce troppo grossa, per quel motivo, non perché è scarso, anzi è fortissimo per me. Però Drew Storm è Drew Storm adesso. Davide? Ecco, oddio, qua è dura, anche io andrei con Storm, perché, oddio, dopo le vittorie che ha fatto contro Bernie, la vedo difficile che si faccia battere da Soldier. Però magari Soldier fa la prestazione della vita e riesce a scalfire, cos'è, possiamo chiamarlo una statua Storm, dato che non sta giù, cioè veramente. Quindi io andrei con Storm. Ok, Matt? Allora, qua bisogna mettere un chiaro un paio di cosette, perché ecco. il match Matt? Messo lì. Cosa c'è? Sto dicendo qualcosa no, che non va? Perché, no, non ti sei sentito bene. Non so se era solo io. Cioè, sono stati dei problemi tecnici. Problema tecnico, brutto, sporco e cattivo. Vai adesso, vai adesso. Vado. No, dicevo che, cioè, sembra un match tanto per vedere chi è più forte di chi, però entrambe le persone hanno schienato il campione attuale che c'è adesso. Sì. Quindi è un match che potrebbe essere di più valore di quanto si pensi, ecco. Sì. Diciamo così. Number one contendership match, pensi? Sì, è come dire, non c'è scritto, ma è come se lo fosse, almeno chi ha la precedenza per dopo, però bisogna vedere come va a finire il main event. Altro discorso a parte, però. Comunque Certo, sia, io vado su Storm perché è una bestia, una persona anche lui molto squisita. No, perché lo addirittura. vedo, sì, lo vedo molto più, cioè, c'è già qualcosa dietro, c'ha sconfitto Bernie, quindi non è che non abbia fatto niente fino adesso. Quindi, Però sì. anche Soldier non è mica tanto da dire, e questo qua di poco conto, no, perché anche lui è molto forte, l'abbiamo visto. Però diciamo che Storm ha i numeri a favore, perché anche nel main event dell'ultima puntata di Genesis abbiamo visto il 3 contro 3 e sappiamo che ha vinto. Punta a favore per lui. Sì, quindi diciamo voi che ha una marcia in più, Storm. mi state dicendo, ragazzi, mi state dicendo che nella prossima puntata del talk show, invece al posto mio, volete avere Drew Storm e Dan Sì, Valentine. certo, sì! Oddio. Siamo felicissimi. Io nel dubbio mi do malato, Ah, però ok. Vabbè, ragazzi, dai, passiamo vabbè. Fortuni. al terz'ultimo match della serata. Alice Walker contro Bizzutellona. Io purtroppo qua devo andare con Alice Walker perché, insomma, non può perdere appena arrivata, ma solo per quello, non per insomma, disintegrare il valore di Pizzullona. Quindi vado con Alice Walker. Voi, ragazzi, Davide? Vabbè, credo che Alice, in quanto a mia nuova protetta tutta la vita, cioè proprio mi venderei un rene per lei. No, adesso non esageriamo. Non esageriamo, però magari proprio se dobbiamo invitare un altro show chiamiamo Alice, più che Danny e Storm. Vabbè, Ma io vado comunque con Alice. io chiamerei Alexandra, però vabbè, Ah, gusti tuoi. vabbè, dopo sfocia in un altro che talk show. Anche lei, scusi, Ok, cioè, voglio Matt, dire. vai te va. Anche io mi aggrego a voi.
perché Ennis ha tutto di guadagnato, cioè deve per forza vincere, se no è una che parla tanto, invece tutto fumo e poco arrosto, come si dice. Sì, in questo caso la sì, buona giusto. Vecchia Alice, il sì. Paese delle meraviglie, eh sì. Oddio. Vedremo che meraviglie tirerà fuori. Però vabbè, attenzione. Così violento così. E cattivo, no, ce lo dici. Io parlavo di performance sul ring. Vabbè, comunque, penultimo match Television Title, Rod contro Morris Knight. Rod che è campione da parecchi mesi, e quindi penso sia anche giunto il momento, no, di decretare la fine del suo regno, e quindi per questo motivo vado con Morris Knight. Matt? Cioè, tu intendi quindi il cambio della guardia, tu vedi Morris Knight molto più avvantaggiato allora? No, perché penso che Rod, insomma, abbia fatto che 5 mesi di regno, quindi è un buonissimo regno, per un titolo Television. Tanto di cappello, sì, quello sì, senz'altro. Però abbiamo una persona, Morris Knight, che non è una persona, è un treno merci, perché l'abbiamo visto anche nel 3 contro 3, è stato bellissimo, cioè ha ammazzato più Ernesto, ma è un'altra cosa perché ha fatto tante cavolate nella sua vita, il povero arbitro Ernesto, quello maldestro, quindi è giusto. Beh. ha tutte le ragioni del mondo per pestare anche lui, però giustamente è un armadio che corre questo qua, quindi sì, per me io prendo i miei soldi, quindi li do tutti in con le gambe, allora sì. Ok. Vabbè, dai, vai Davide. Beh, anche io vado con il buon vecchio Morris, dai, lo vedo bello pronto e secondo me potrebbe battere veramente Rob. Però vabbè, dai, un vecchio. E vabbè ragazzi, e qua però passiamo al main event. Qua vi voglio. Titolo global in palio, la finale del torneo, un torneo, o meglio, diciamo, la finale sarebbe veramente già stata fatta, no? Però vabbè, diciamo che il vincitore del torneo affronterà il campione global. Qua qua sono molto deciso, però vado con Andy Turner perché per la questione della durata del regno e per il fatto che Axel sta bruciando troppo velocemente le tappe. Ok, è giusto. Davide? Io l'ho già detto e ridetto più volte, spero che a trionfare alla fine sia Turner. Non perché Axel sia scarso, però come hai detto tu, secondo me è arrivato troppo presto alla zona del main event. E sì, poi sì. Vabbè, Turner è campione da quanto? 2 mesi? Per quel 3 forse. Sì. Quindi dai, mi dispiacerebbe un po' vederlo perdere subito, diciamo. Sì. Ah sì, una cosa, ovviamente Axel per me è fortissimo, però come credo, ho detto... Credo che si sia visto che non è una pippa. È una questione di durata di regno, capito? Non è una questione di sto con Turner o sto con Axel. Cioè, è una questione di durata di regno. Quindi vado con Turner per quel motivo. Matt? È una bella scelta. Perché uno è forte, l'altro è veloce, c'è il titolo, quindi... Va bene, cioè, secondo me tutti quanti vanno con Turner perché giustamente è quello più simpatico, poi ti dà anche spettacolo, quello che vuoi. Axel è un po' meno, diciamo, il cattivo della situazione. Io però devo andare con Axel perché secondo me ha un vantaggio sia come presenza fisica sia come... C'è da contare anche le condizioni di Turner, perché bravo, secondo me... Bravo, sì. Io immagino il povero ragazzo che torna a casa, per la porta, boom, sediata e via. Cioè, non fa neanche tempo a girarsi che arriva qualcuno che lo massacra. Cioè, in 2 puntate, 2 buchi in testa, fate voi. Ma che film vedi? Ah, non lo so. Però vabbè, dai, questo mondo stare, non è dai. Più un luogo sicuro. Sì. No, però è vero, Matt ha ragione. Non abbiamo sottolineato situazione, questa condizione. La situazione fisica di Turner non è al 100%. Vero che passano un po' di tempo, sì, qualche giorno, ok. Però sinceramente è vero, non l'avevo presa in considerazione.
C'ha ragione. Però chiaramente non, però, ovviamente non cambio opinione, cioè, non mi sembra giusto poi. Però Axel può sfruttare questo vantaggio e non è da poco, eh. Sì, perché non è che arriva lì e dice ciao bel bambino, come stai? Poi Tutto c'è da, bene? ragazzi, c'è da sottolineare una cosa. Comunque va dal match, se magari dovesse riconfermarsi campione Turner o Sì? anche Axel, solo che Axel la vedo un po' più difficile. Ci potrebbe essere l'inclasso, vabbè, L'inclasso. italiano bello. L'incasso del Money in the Bank, che È non sarebbe vero. una cosa da sottovalutare, c'è da stare Sì, attenti, però eh. non so se David Johnson incassi così presto, sinceramente. Anche Non sul è match a che. cui pensare, quindi che non è un match forse troppo semplice, Eh però. beh, però, se l'occasione mette i tempi propizi, secondo me David si fa due conti in tasca, credo, Sì. forse, Dipende anche, sì, ma probabilmente. dipende, come ha detto Matt, dalle condizioni fisiche poi di Sì, beh, David, quello è vero. derivanti dal match con Sì, Franco e Sixa. quello è E vero, c'è ragione. ragazzi, siamo scordati anche di Flora. Flora, che non combatte in questo overview, Ah, potrebbe anche incassare. è vero. Eh Sì, sì. è giusto, è giusto, è vero, c'è ragione, è vero. Vedi, se non c'ero io, nessuno si ricordava di Mr. Money in the Bank. Vergogna. Quelli vengono Vergogna. all'improvviso, arrivano. Vergognatevi tutti e due. Che schifo, Sì, ma basta. ora ogni pay per view dovremmo dire, però c'è l'incognita Mr. Money in the Bank o Miss Money in the Bank, quindi. Oddio, no, di la verità, a Bash c'è un po' di più l'incognita, magari, perché Sì, è vero, dai. più che altro per il titolo global, direi, perché per il Sì. titolo femminile, oddio, Ragazzi, ma vi non immaginate una la vedo uguale. cosa? Se Axel dovesse vincere e Soldier dovesse vincere anche lui il match, potrebbero davvero poi affrontarsi due dei tre membri degli Originals in un match 1-on-1. Perché, certo, Turner meriterebbe una title shot di rematch, però in quel caso, insomma, Soldier potrebbe dire, oh, io ho battuto uno come Drew Storm, ma. Quindi parli di sfida fratricida, praticamente. Perché abbiamo visto pure il dialogo, no, tra Axel e Soldier, troppo tranquilli, troppo. Io sono, cioè, fratelloni, ecco, capito? Però poi nel wrestling, sai, sapete, no, queste cose come vanno a finire. Sì, sono amici, Dura poco delle volte. Sì. No, perché davanti a un titolo, no, chiaramente, è l'amicizia poi. Oddio, non da, di più che altro non davanti a un titolo, davanti al titolo Al titolo, anche, massimo giusto. del brand, quindi sono, è diversa la Ma cosa. comunque, anche se dovessero rimanere amici, perché è probabile, insomma, però comunque sia poi quando si parla di titolo global, lì poi devi lottare sul serio, quindi. Beh sì, non ci sono né sene, ma Capito? Non c'è amicizia che tenga però poi sì, dopo. Matt, quello. però? No, no, dicevo, no, né sì né ma né però, volevo dire. E quindi inoltre avremo SummerSlam come pay-per-view, no, di fine agosto, e in quel caso penso che il titolo global verrà di nuovo messo in palio, quindi avremo tanta tanta carne al fuoco anche per quell'evento, che si terrà il 27 agosto, ragazzi, insomma, Mamma mia. restate sintonizzati, perché così come Bash at the Beach, anche SummerSlam sarà un eventone per eccellenza. Eh sì, quello è vero. E vabbè, C'ha dai. ragione. E vabbè, ragazzi, io direi che con questo è tutto da Emanuele Filoni. Dai, di Montebello. Matteo Valentini. L'appuntamento, ragazzi, è a Bash at the Beach. Ciao! Ciao.